La Motten, una vita di seconda mano. Seconda puntata, fine anni 70. Let the sunshine. Ci eravamo lasciati con un evento memorabile. Anche a Bergamo apriva un negozio dell'usato, anzi due, Kasba e Luna Strass. Entrambi comparsi a distanza di poco nella stessa via Moroni, che in breve si trasforma in un punto di ritrovo di fricchettoni, outsider, alternativi, ma anche tamarri, nel gergo locale, paini, che frequentano le discoteche della provincia. Ma c'è anche qualche cliente famoso come Ivan Cattaneo, che si dice che spesso venga qui per trovare capi ed accessori eccentrici per il suo look glam rock degli esordi. Siamo alla fine degli anni 70, e il nostro mondo di teenager si divide grosso modo in tre categorie. Ci sono i fighetti, punto di ritrovo, Irbal Balzer sul sentierone, girocollo Bonton, Gucci Fiorucci, Moncler, sacca Gherardini usata anche per portare i libri di scuola, anche se non ci sta dentro niente. Ascoltano Lucio Battisti, d'inverno vanno a sciare a Foppolo, d'estate al Livrio. Ci sono quelli di sinistra, un po' indiani metropolitani, che stazionano sui gradini dei propri lei di Porta Nuova. Eschimo e pantaloni di velluto a costine, gonne zingaresche e zoccoli di cuoio, vestiti indiani, paciuli e maglioni etnici. Leggono Siddhartha e Dalla parte delle bambine, ascoltano Frank Zappa e Guccini e appena c'è l'occasione occupano la scuola. D'estate girano l'Europa con l'Interrail. E poi ci sono i freak, un po' hippie e un po' sballoni, che si presentano con frange sulle giacche di pelle, camicie indiane, jeans molto molto ampi e molto molto bucati, saffi annodati qua e là. Ma anche le ragazze, almeno, con pantacollante dai colori fluo, abiti in lurex, stivaletti di vernice a punta. Venerano i Doors e Janis Joplin, il loro film di culto è Tommy. Ed estate scappano a Riccione, bene che vada. Ad esclusione degli appartenenti alla prima categoria, dunque, che si servono nelle loro boutique del centro, tutti gli altri bene o male abbracciano con grande favore il magico mondo del second hand. E così pure noi, amiche di quartiere, che ci muoviamo sempre in gruppo, pur nel rispetto delle diversità. C'è quella impegnata nei collettivi studenteschi e quella affascinata dalla febbre del sabato sera, quella che segue il teatro d'avanguardia e l'altra che non si perde una puntata di Happy Days. Partiamo dunque in spedizione per scoprire i tesori del Kasba, affascinate da questo negozietto buio, strapieno di abiti appesi ovunque, scaffali debordanti di magliette, cinture, braccialetti, ogni capo diverso dall'altro. Per noi è una manna e siamo pronte a farlo diventare il nostro punto di riferimento e di rifornimento. Ma c'è un ma. Non abbiamo fatto i conti con le mamme. Appena ci sentono parlare di vestiti usati e vedono i nostri primi acquisti non proprio lusinghieri, tipo jeans con più strappi che tessuto, gonne stropicciate oltre ogni misura, giacche muffa style, scatta il divieto assoluto di frequentare il suddetto negozio. Ci vorranno tanti sotterfugi, un classico, i nuovi acquisti nascosti in garage, oppure parcheggiati dall'amica, o le vestizioni frettolose fuori casa, e anche un bel po' di rivendicazioni sindacali per poter sdoganare la pratica del comprare usato e frequentare alla luce del sole questi due negozi e le ragazze che ci lavorano, che diventeranno presto nostre amiche. Tra i capi memorabili qui acquistati, allora, un maglione coi lama azzurro e bianco di una lana così pura, ma così pura che sternutivo appena facevo per infilarmelo, e da qui ho scoperto che ero allergica alla lana, vabbè. La camicia bianca da pirata in stile Adam and the Ants,
Questo però a Luna Strasse, che già iniziava a strizzare l'occhio alla moda New Wave d'oltremanica. Oppure la gonna damascata con le frange, che arditamente si era aggiudicata la Nicoletta. O ancora il completo indiano color rosa di garza di cotone della Monica, che però riuscì poi ad accaparrarmi io, offrendo in cambio una minigonna verde bandiera. Ma la passione per i vestiti di seconda mano e in generale i mercatini dell'usato non si ferma qui. E le mete più ambite nel corso dei viaggi all'estero diventano il Marché aux Puces di Parigi e Portobello a Londra, dove io e mia cugina svoltiamo le ultime sterline rimaste alla fine del viaggio, acquistando a man bassa in favolose bancarelle di usato multietnico, abiti a fiori lunghi fino ai piedi, sari indiani, veri sari indiani, e ancora borse e accessori di cuoio. Ma le mode, si sa, non sono eterne, e la fase freak in stile hair, altro nostro film di culto, doveva lasciare spazio nel giro di pochi anni alla nuova ondata, New Wave, appunto, di origine britannica, che insieme al punk rivoluzionò i nostri stili, i nostri gusti musicali, le nostre amicizie.